Focusser, il coda di cartone si chiama Prendigetto ed è l'unico strumento autorizzato per questo pomeriggio per prendere. Allora, Piero Valori, domani a partire dalle 15 la piazzetta del centro commerciale di Sant'Orso viene invaso da bambini e dalla carnevalesca. Esattamente, per la prima volta a Sant'Orso praticamente il carnevale si trasferisce proprio dal solito centro, come dir si voglia, arriva in periferia. Ci saranno tanti bambini che si divertiranno. Che cosa ci sarà? Quale sarà il programma nutrito? Spero di ricordarmi tutto, perché veramente un po' al giorno abbiamo messo su tanta roba, se si può dire. Abbiamo Baby Dance con Baby Party Topolino, abbiamo l'animazione di altre associazioni, abbiamo la pizzica, abbiamo il Mago Matteo, abbiamo il getto, abbiamo la sfilata dei bambini della scuola elementare Filippo Montesi, giochi con lo sport grazie al Baseball Fano e l'Adriatica Borgo Volley. Cerco di ricordarmi, di mettere un po' tutto in fila, perché veramente ne abbiamo tante e ho paura di dimenticare qualcosa. C'è gran divertimento, laboratori, giochi, la Croce Rossa che farà divertire anche i bambini, possibilità di salire sull'ambulanza, vedere com'è fatta, insomma, veramente c'è da scegliere, lasciamo libertà di scelta ai bambini. Tutto gratis, tutto a partire naturalmente da che ora fino a che ora sarete lì? Dalle 15, tutto gratis, grazie alla collaborazione del centro commerciale. Il getto verrà fatto anche grazie al Conad Sant'Orso. C'è veramente la collaborazione di tanti per Sant'Orso, per i bambini di Sant'Orso e di tutta Fano che avranno piacere di venire a trovarci. Allora, un bel esempio quello di Sant'Orso, che ha spostato il baricentro del carnevale, insomma, un po' fuori da Viale Gramsci. Beh, ma questo ci fa solo che piacere, perché finalmente i quartieri cominciano a riappropriarsi del carnevale, quindi sono molto felice e spero che l'anno prossimo anche gli altri quartieri su esempio di Sant'Orso faranno quello che Sant'Orso fa quest'anno. Quindi sono molto felice di partecipare con loro alla festa, e quindi sarà sicuramente un bellissimo pomeriggio.